Cari amici curiosi della natura, bentornati nell'Uomo in Erba. Io sono Giancarlo, felice di presentarvi un gruppo di animali, tra loro diversi ma con gli stessi gusti. Sono i mangiatori di formiche, un alimento che sarebbe a quanto pare anche per noi completo e sostanzioso, con proteine, minerali e fibre. Il formichiere e tutti gli altri si nutrono in modo soddisfacente con abbondanza di questi pizzicanti insetti. Proviamo a girare un po' per il mondo nei diversi habitat per osservare questi speciali buon gustai. Sigla! Il formichiere e gli altri sono detti mirmecofagi, ovvero mangiatori di formiche. Sebbene si tratti principalmente di mammiferi, si conoscono rettili e uccelli che gradiscono questi insetti. Il fatto che ogni angolo della Terra ospiti diverse specie di formiche, i mirmecofagi di cui parleremo possono vivere in habitat addirittura all'opposto. La foresta tropicale è immensamente ricca di questo particolare cibo, ma la foresta pluviale amazzonica è una riserva senza fine di formiche, piccoli esseri gustosi, a tonnellate. Persino tra i pantani sono presenti specie che attirano i formichieri. Nei territori aridi il sottosuolo pullula di formicai e nelle savane questi insetti abbondano, come nei boschi di arbusti, dove il pangolino, oltre al cibo, trova utili rifugi per nascondersi. In Australia e Nuova Zelanda gli habitat sono le foreste di eucalipto e nelle Alpi australiane il cibo più abbondante è proprio costituito da formiche. Le ampie praterie sono territori che i formichieri attraversano senza rimanere delusi, ma sono provvidenziali i terreni coltivabili, già utilizzati specialmente con residui di graminacee. Cominciamo con il più famoso, il formichiere gigante, Myrmecophaga tridactyla, detto orso delle formiche. È una specie terrestre, diversamente dai suoi simili e dall'ordine a cui appartiene, i pelosi, che vivono abitualmente sugli alberi. Quando si dice mangiatore di formiche si intende anche di termiti, catturabili allo stesso modo e da gusti abbastanza simili. Essendo privo di denti, per nutrirsi possiede una lunga lingua sottile che può arrivare a 60 cm. Si tratta di un organo dotato di microganci densi di saliva collosa. Per evitare le punture, spesso velenose, deve spingerla e ritirarla in continuazione, raccogliendo fino a 30.000 formiche al giorno. Anche il muso è molto lungo, a tubo, utile ad insinuarsi nelle aperture. Appendice che insieme alla folta coda e le unghie potenti davanti rende riconoscibile la specie. La pelliccia è scura o marrone dorato, esclusa una fascia ancora più scura dalla gola alle spalle, sormontata da una riga sottile grigio chiaro, come le zampe davanti. Appartiene a un gruppo di 4 specie di formichieri dell'America centrale e del Sud America, che misurano fino a 1,20 m di lunghezza, con un peso che arriva a 40 kg. Possono vivere fino a 15 anni. È curioso il fatto che diversi formichieri riescano a mettersi diritti in piedi, pronti con le unghie a contrastare i più feroci predatori, ad esempio l'aquila dal ciuffo, nella varietà bianca e nera che vive in Messico. È un rapace che osserva dall'alto e piomba giù in velocità. Il giaguaro, grande carnivoro americano, caccia nelle foreste, soprattutto in Amazzonia. Il lupo nero, una varietà del classico cacciatore di mammiferi, si spinge fino alle zone più a nord del Canada. L'orso bruno, dell'Asia e del Nord America, è praticamente invincibile, specialmente quando ha fame. La tigre, tra i più feroci animali del mondo, è in cima alla catena alimentare, senza nemici che la minaccino, a parte l'uomo. Il pitone reale, dell'Africa subsahariana, caccia di notte essenzialmente piccoli mammiferi, tra cui qualche cucciolo di oritteropo. Il licaone, cane selvatico africano, si sposta in branchi e una preda prescelta non può sfuggire. Nello stesso territorio, folti gruppi di iena maculata completano la predazione. Un formichiere molto simile al primo, a parte la colorazione del pelo, si differenzia dall'ambito dove preferisce vivere, essendo arboricolo e meno abituato al suolo. È il Tamandua settentrionale, Tamandua mexicana. Presenta un colore bianco-giallognolo con bande nere alle spalle, simili a bretelle. Il centro del corpo è nero, il muso grigio scuro. Sa arrampicarsi bene con le unghie affilate e speciali cuscinetti sotto le zampe davanti, dove presenta anche un dito medio con un grosso artiglio. Questo è abbastanza forte per staccare le cortecce e raggiungere le formiche che stanno sotto.
si nutre anche di termiti e sembra che non distrugga i nidi. Intercetta a distanza l'odore dei termitai e dei formicai, oltre che in Messico vive in molte zone dell'America del Sud, su diverse specie di piante, tra cui le foreste di mangrovie. I principali formichieri si accoppiano tutto l'anno e generano un solo cucciolo per volta dopo una gestazione di poco più di 6 mesi. Il piccolo si attacca alla madre con le unghiette e viene allattato per 3 mesi. A quell'età emette qualche verso, molto difficilmente lo fa da adulto. Il tamandua minore, tamandua tetradactyla, più piccolo del settentrionale, detto formichiere dalle quattro dita, presenta colori più accesi, arancione rossicci sulle estremità sfumati al bianco, con striscia nera dalle spalle al collo e alla schiena, sempre in foreste e praterie dal Venezuela all'Argentina. Non vede molto bene e si orienta con l'udito. Di giorno si nasconde in tronchi vuoti o tane abbandonate. Il formichiere nano Cyclopes didactylus è il quarto tra i formichieri propriamente detti, il più piccolo di tutti, con 45 cm al massimo di lunghezza. La pelliccia soffice e densa, di colore marroncino dorato, lo fa sembrare un orsacchiotto di peluche. Ha una coda abbastanza prensile e 4 dita, le due al centro dotate di artigli, con cui si attacca i rami. Sugli stessi, di giorno, si fa a palla per dormire. Di notte può arrivare a mangiare 8.000 formiche e anche un po' di termiti. Ogni tanto gradisce qualche coccinella. Vive nelle foreste dell'Ecuador e della Colombia. Il suo albero preferito produce masse lanuginose dai frutti, cioè la pianta del capoc, da cui si ricava la fibra più leggera al mondo, utile per cuscini, rivestimenti e materassi. Un'altra famiglia di mangiatori di formiche, esclusiva dell'Africa centrale e del sud, è quella dell'oricteropo, Oricteropus afer. Pur avendo per lo stesso scopo organi simili ai formichieri del Sud America, con loro non c'è nessuna parentela. La specie ha un lungo muso col davanti un po' da maiale, da cui fuoriesce una lingua di 30 cm. Il pelo è corto e setoloso, le orecchie esageratamente sviluppate e avvertono la dirivieni delle formiche. I denti ce l'ha anche se negli esemplari adulti mancano quelli davanti. Le zampe di dietro sono più lunghe, con 5 dita nei piedi, mentre nelle mani sono solo 4. Tutte le dita presentano unghie affilate e concave per aprire a fondo formicai e termitai o per scavare velocemente e con estrema potenza una tana. Non per niente Oriteropo deriva dal greco oricter, scavatore, e pus, piede. Piede scavatore. Di solito a ogni gestazione, trascorsi 7 mesi, la femmina mette al mondo un solo cucciolo. Ci vorranno fino a 18 settimane di allattamento prima di essere completamente autonomo. Ma accompagnato dalla madre, imparerà a nutrirsi di formiche già dalla 9ª settimana. Vediamo alcuni di questi cibi nelle diverse specie. Ad esempio in Australia la formica bulldog, molto aggressiva, lunga fino a 4 cm. In Bolivia, nell'America meridionale, la formica tagliafoglie, considerata appetibile anche da noi. In Honduras, la formica proiettile, dalla dolorosissima puntura come il dolore dato da un colpo di pistola. In Kenya c'è la piccola formica pazza gialla, così chiamata per il suo modo di agitarsi in grandi colonie. In Marocco, la formica del deserto fino alle sabbie roventi dell'interno. E in Nuova Guinea, la spettacolare formica drago, che possiede bizzarre corna come quelle di un alce. Un altro genere di mangiatori di questi diffusissimi insetti, che comprende 7 specie, suddivise in Africa a sud del Sahara e nell'Asia meridionale, è rappresentata dai pangolini. Sono gli unici mammiferi a essere ricoperti da piastre, disposte come tegole di un tetto, su tutto il corpo, ad eccezione della pancia, il lato interno delle zampe, il muso e i lati della testa. Di diversa lunghezza, qualche specie può raggiungere il metro. Non avendo denti, possiedono una lingua da formichiere. È curiosa la loro digestione, compiuta dai forti muscoli dello stomaco, trituratore, come il ventriloquo degli uccelli. Infatti, come gli uccelli, ingoiano sassolini, utili allo sminuzzamento del cibo. Ci sentono poco e vedono male, ma l'odorato è molto potente. Le specie africane non hanno neppure vere orecchie. Sono oggetto di una caccia spietata e di bracconaggio per la loro carne, considerata un lusso in cucina. Anche la richiesta delle squame per i presunti effetti curativi è in aumento.
I pangolini si difendono con un loro odore ammorbante, simile a quello della puzzola americana. Un capitolo a parte meritano le ultime due specie della categoria formicheri, entrambi dell'area australiana. La prima è un marsupiale assolutamente protetto dalla legge, il Numbat Myrmecobius fasciatus, con caratteristiche inconfondibili, strisce nere e strisce bianche, colori diversi dal grigio al rossastro, al rosso mattone. La pancia è color crema e la coda è lunga, con peli grigi striati di bianco. È una specie diurna a causa della mancanza di organi adeguati per spostarsi al buio. Ha denti fragili e possiede la solita lingua appiccicosa per la cattura delle termiti, suo cibo esclusivo. Mette al mondo 4 cuccioli per volta, sono marsupiali senza marsupio, e i piccoli, circondati da ampie pieghe della pelle, si aggrappano a speciali peli ruvidi mentre succhiano il latte. Dal 1973 il Numbat è stato adottato come simbolo dell'Australia occidentale. Anche l'echidna orientale, Zaglossus bartoni, famoso mammifero che depone le uova, come l'ornitorinco, pur appartenendo al gruppo dei monotremi, è considerato un formichiere. Anche se è spinoso, anch'esso ha forti zampe per scavare. È privo di denti, con il muso lungo e la lingua lunghissima. Vive in Nuova Guinea. Di questo animale esiste un altro genere, un cugino molto simile in Australia e Tasmania, che non si nutre solo di termiti, ma di vermi e larve d'insetto. È l'echidna istrice, Tachyglossus aculeatus. Possiamo aggiungere come esempio altre due specie, ma non si tratta di mammiferi, anche se non rifiutano un pranzetto a base di formiche. La lucertola spinosa, Uracentrum azureum, è un coloratissimo rettile dell'Amazzonia, abitatore degli alberi e ghiotto di formiche. Lo si cattura spesso per venderlo ai rettilari. Il picchio grigio, Picus canus, possiamo considerarlo europeo, presente in Italia nell'arco alpino. Abbastanza piccolo, ha una striscia nera sull'occhio e un baffo dello stesso colore, senza la macchia rossa laterale, che ha invece il picchio verde, che è anche più grande. Per nutrirsi possiede una sorta di lingua speciale, per una cattura degna di un formichiere. Cari amici, che ne dite? Vi piacciono questi animali? Vedete, ogni ambito nasconde novità, segreti e curiosità. I destinatari siete voi, sperando che possiate apprezzare. Allora iscrivetevi, se volete, abbonatevi con le possibilità che vi sono offerte. Cliccate sulla campanella e saremo collegati a ogni nuova puntata. E grazie dei vostri mi piace. Ciao!